Salve a tutti, sono Roberta di Yoga Monai. Oggi sono qui a presentarvi una meditazione legata all'elemento acqua. A cosa ci serve meditare con l'acqua e ad entrare in contatto con questo elemento? A diventare più fluidi, a lasciare andare, a diventare consapevoli che tutto cambia, tutto scorre. Quindi è inutile attaccarsi ad un umore, ad uno stato emotivo. L'acqua ci aiuta così a lasciar scorrere e ci aiuta a non identificarci con lo stato d'umore, aiutandoci a far fluire, ci connette al totale cambiamento che è sempre presente nella ruota della vita. Così facendo possiamo comprendere appieno qual è il potere dell'acqua, il potere del sentire, il potere della grande forza creativa. Quindi l'acqua ci aiuta a diventare consapevoli della nostra forza vitale. L'acqua ci aiuta a diventare consapevoli del nostro potere creativo, non bloccarlo e far sì che tutto quello che facciamo diventi un grande gesto creativo, così da poter vivere con piacere, con consapevolezza, con dolcezza. Quindi buon ascolto e buona pratica con l'elemento acqua. In qualunque posto tu ti trovi in questo momento, mettiti comoda, mettiti comodo. Stenditi se preferisci, oppure appoggia la tua schiena. Lascia che il tuo corpo possa percepire la morbidezza, la dolcezza dello stare senza sforzo. In questo momento presente andiamo a contattare con questa meditazione l'elemento acqua. L'acqua è un elemento che si trova nella nostra terra e la bagna per il 70-80%, così come nel nostro corpo. Il nostro corpo è fatto nel 70-80% di acqua. Molto interessante questa affinità. Quanto siamo collegati a quello che è esterno. Osserviamo così, con il respiro lento e consapevole, il suono dell'acqua. Il mio respiro diventa il suono dell'acqua. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Il movimento del respiro rende fluida la mia acqua e questo è ciò che rende potente e vitale questo elemento, il fluire, lo scorrere. Così sento fluire l'acqua dentro di me, sento i grandi e i piccoli canali del mio corpo. L'acqua dei visceri e delle cellule, l'acqua che trasporta le informazioni, caricandosi delle memorie di ciò che porta con sé. Rilasso così il mio corpo, sentendo il respiro, immaginando il suono del mio respiro simile al suono dello scorrere dell'acqua. Inspiro, espiro. Immagino di essere vicino ad una sorgente d'acqua. L'acqua è limpida, cristallina, pura. Scorgo
in questa piccola sorgente d'acqua la sua sacralità, la sua purezza. E mi immergo in questa sorgente affinché io possa sentire in questo scorrere primordiale la purezza dell'acqua, l'acqua delle origini. Il mio corpo si purifica con quest'acqua, portando via ogni impurità. L'acqua delle origini, l'acqua della sorgente, pura e limpida, libera da ogni condizionamento che viene con il suo percorso, mi aiuta a liberarmi, a far fluire le mie emozioni che sono cariche di ricordi, di memorie che negativamente sono impresse nelle mie acque e che condizionano la mia vitalità, condizionano la mia creatività. Il mio gesto creativo è bloccato se ho delle emozioni passate che mi ricordano la debolezza, la violenza, l'infedeltà, la vergogna, il non sentirsi abbastanza adeguati, il non sentirsi all'altezza. Lascio così che questa sorgente mi inondi, liberando ogni zona del mio corpo da questi condizionamenti. Dalla testa scende quest'acqua benedetta e sacra, liberandomi dalle memorie. Sento quest'acqua scendere e purificarmi. Ricordo l'acqua, elemento del battesimo, come elemento di pulizia e di purificazione. Sento che tutto scorre. Riconosco il potere, il valore delle emozioni. E dietro alle emozioni che sembrano negative, riconosco il grande potenziale. Nel movimento che sta nell'acqua c'è il movimento emotivo, il desiderio, la spinta alla vita. Sento così questa spinta, questo desiderio purificarsi continuamente. E più il desiderio, l'intento è puro, più l'acqua mi solleva e mi porta ad un altro livello di coscienza. Osservo l'acqua e nel suo fluire, nel suo scorrere, mi accorgo di quanto è impressa nell'acqua l'immagine di ciò che viene specchiato, così come in me raccolgo tutto ciò che è impresso nel mio intorno e posso purificarmi grazie all'acqua, portando nuove memorie. Sento avvicinarmi ai vari tipi di acqua e ascolto quindi come mi sento in questo momento, quale emozione prevale, se mi sento davvero come acqua di sorgente oppure se mi sento come un mare in tempesta, se mi sento come un fiume che sta passando in mezzo alla giungla. Osservo quale tipo di acqua mi identifica in questo momento.
seguo il percorso dell'acqua dalla sorgente fino alla valle. Seguo il percorso che diventa fiume. Seguo il fiume che diventa mare. Seguo il mare che diventa oceano. E mi tuffo nella profondità dell'oceano. Sentendone il silenzio. Compagni, sono i cetacei, le balene, che ricordano con il loro canto le antiche civiltà sommerse. E questo messaggio viene portato a galla dai nostri amici delfini. Imparo a giocare con l'acqua. Imparo a non identificarmi con il movimento, perché tutto cambia, tutto si sposta, tutto scorre, e riconosco in questo il potenziale energetico. Non mi soffermo, non mi identifico con l'emozione che ho visto, che sento e che percepisco, perché so che cambia, so che si trasforma. Mi affido così all'elemento acqua per vedere il suo movimento, per vedere il suo scorrere. Proietto così sull'acqua, dove sento rabbia, tristezza, rancore, odio. Proietto lì in quell'acqua comprensione, ascolto, mi metto in ascolto. Ascolto la voce dell'acqua, ascolto cosa mi sta dicendo, lascio che si esprima, lascio che mi racconti del mio potenziale e del potenziale che c'è in questo momento, in questa esperienza che mi permette di vivere questo tipo di emozione. Mi riconnetto all'energia e alla fonte primordiale, che è la sorgente. Il cammino dell'acqua è dalla valle a salire fino alla sorgente, dove io riaccolgo in me l'inizio, l'origine. Non c'è nulla di sbagliato in ciò che sento ora in questo momento. Non c'è nulla di sbagliato. Tutto è perfetto così com'è. Imparo dall'acqua a scorrere. Imparo dall'acqua a giocare. Imparo dall'acqua il potere creativo.